Ma no, di Pasquale, il 15 e il 16 settembre è prevista un'altra azione di sciopero da parte degli operatori della Teramo Ambiente, quindi di nuovo i rifiuti saranno in strada. In realtà il Comune non ha mai messo mano realmente alla TEAM durante questi anni, né ha affrontato in maniera molto seria e concreta le problematiche che ha, sia con riferimento ai servizi che svolge e come li svolge, e sia con riferimento agli operatori che lavorano nell'ambito di questa struttura. Da tempo che noi diciamo che la TEAM ha 1-5 operai ogni un impiegato e che è una proporzione errata, per cui non si riesce a svolgere al meglio il servizio pur avendo un costo elevatissimo sul personale. In realtà, come sappiamo, le aziende hanno di media 10-15 operai ogni impiegato. Era un equilibrio che andava rivisto e ristrutturato prima del bando su cui sta lavorando il Comune e che finalmente viene effettuato. Si confida e si spera che il bando possa essere fatto velocemente e che possa intervenire il cosiddetto operatore privato che porta il know-how industriale e che quindi riveda una ristrutturazione interna della TEAM in modo che tutti, compresi i dipendenti degli operai, si vedano tutelati i loro diritti e che possono lavorare al meglio dando una risposta oltretutto al cittadino che paga tantissimo come tassa, cioè noi abbiamo una Tari altissima per cui è indispensabile che poi il servizio venga svolto per il prezzo che noi paghiamo. Come vede l'opposizione questa azione di sciopero da parte degli operatori TEAM? È chiaro che gli operatori fanno valere i loro diritti e lo fanno valere nel mondo in cui gli è riconosciuto dallo Statuto dei lavoratori. Non si può criticare chi sciopera, bisogna capire le motivazioni di uno sciopero e risolvere il problema.